un incontro per fare il punto della situazione. In che direzione sta andando il centrodestra? Beh, il centrodestra si deve innanzitutto impegnare perché delle pessime riforme, quelle di Renzi, non diventino nuova legge costituzionale di questo Paese, delle riforme che ci porterebbero indietro nel tempo invece di portarci avanti nel futuro come pretenderebbe invece Renzi, centralizzando tutto quanto a Roma e riportandoci sostanzialmente oltre la Prima Repubblica. Dopodiché è evidente che il centrodestra si debba preparare a tornare ad essere forza di governo e ad assumersi le responsabilità per cambiare una politica economica, una politica di sicurezza, una politica di immigrazione che non stanno funzionando in questo momento in Italia per far tornare a crescere questo Paese. Io credo che abbia le carte in regola per farlo, credo che il centrodestra abbia tutte le risorse per poter diventare una forza effettivamente di governo, penso che lo stia già facendo nelle regioni che governa, con non solo capacità di vincere ma anche con capacità di convincere con una buona azione di governo, lo stiamo ribadendo nella trilaterale dei governatori che si terrà anche qua domani a Milano, giusto per parlare di riforme, di prospettiva, di organizzazione delle nostre istituzioni. Quindi ben venga il contributo evidentemente di tutti, il centrodestra ha perso molti voti negli anni passati, ma credo che dove si è presentato, ed è un dato di fatto, dove si è presentato unito, dove si è presentato con candidati credibili, dove si è presentato con un programma di governo convincente, ha saputo convincere e vincere, l'ha fatto in Lombardia, l'ha fatto in Veneto con Zaia, l'ha fatto in Liguria che è una terra non sempre stata favorevole al centrodestra, anzi tutt'altro, l'ha fatto nell'ultimo giro di amministrative in molti comuni che sono oltretutto in regioni molto care al nostro Premier, vedi Grosseto, vedi Arezzo ancora prima, oppure Novara, oppure Savona nella nostra Liguria dove da 23 anni il centrodestra non toccava palla. Quindi dove il centrodestra ha saputo presentarsi con una coalizione compatta e con candidati credibili è già risultato vincente. Scusi, a proposito di referendum e centrodestra, la portavoce di NCD, la Castaldini, ha detto che Forza Italia sta facendo una campagna che non la rappresenta, sta smentendo un po' il programma del 2013. Guardi, queste riforme non rappresentano una delle buone riforme, dopodiché Forza Italia è sempre stata favorevole a un impegno riformista e lo è ancora adesso. Tant'è vero che noi domani, anche con gli amici governatori della Lega, presenteremo un piano di riforme che guarda al presidenzialismo, guarda le autonomie, guarda le macroregioni, guarda a tutto quello che deve esserci di buono. Una riforma che riporta l'Italia alla DC degli anni 50, ai fumosi ministeri dove qualche politico di turno decideva tutto passando sulla testa delle comunità locali, delle imprese, delle famiglie. Una riforma che cancella ogni autonomia alle regioni e di conseguenza molta autonomia anche ai sindaci per poter avere voce in capitolo negli investimenti strategici di questa nazione, francamente non mi sembra una riforma a cui Forza Italia può essere favorevole. Forza Italia ha nel suo DNA la spinta per le riforme, ma anche riforme che avvicinino il potere alla gente e alle comunità locali, non certo che l'allontanino. Questa riforma evidentemente lo allontana. Viste le condizioni critiche di Berlusconi, probabilmente lo terranno fuori dalla politica. Potrebbe essere lei a raccogliere l'eredità oppure vede più Parisi? No, guardi, in realtà l'eredità di Berlusconi mi sembra saldamente in mano a Berlusconi, che sta in ottima salute dopo la sua operazione, quindi non si tratta di spartire alcuna eredità, si tratta di costruire una coalizione che sia convincente e vincente, si tratta di stabilire delle regole per selezionare classe dirigente buona che piaccia ai nostri elettori e sia utile per il Paese, dopodiché Parisi, Toti, gli amici della Lega, gli amici di Fratelli d'Italia, tutti quanti hanno, come dire, ogni diritto a coltivare personali ambizioni, ma mi interessano relativamente, mi interessa uno strumento che tenga insieme la coalizione e mi interessa avere uno strumento per selezionare buona classe dirigente, e ce n'è davvero tanta nei comuni che governiamo, nelle regioni che governiamo, all'interno dei nostri partiti. Quindi, io ripeto, non è una corsa oggi alla leadership di nulla, perché i partiti hanno già loro leader saldamente in sella. Si tratta di costruire una classe dirigente in grado di governare meglio di quanto non stia facendo Renzi, che sta facendo male questo Paese. E come commenta le faide interne della sinistra? La sinistra vive un congresso permanente su tutto, lo vive all'interno del Parlamento, lo vive sulle riforme costituzionali, è un congresso che si ripercuote negativamente sul Paese, che mi sembra
come dire, lasci il PD con qualche strascico doloroso al suo interno, mi auguro che questo pesi il meno possibile sul paese, ma pesa sempre di più. E quindi, come dire, buona fortuna, non so, non è il mio partito, ma certamente Renzi governa il Partito Democratico, certamente ha avuto il consenso dei suoi iscritti alle primarie, ma altrettanto certamente quel partito non ha trovato un baricentro per governare serenamente questo paese, e lo si vede quotidianamente in Parlamento e purtroppo lo si vede anche in un'azione di governo assai scadente. Se dovesse vincere o no, si fa già il nome di un possibile, diciamo, governo non ci riguarda. Non ci riguarda, se dovesse vincere o no, io credo che si dovrebbe fare rapidamente una nuova legge elettorale e finalmente far votare i cittadini che ormai da troppo tempo non scelgono il loro Presidente del Consiglio. Quindi io credo che se dovesse vincere o no, come ritengo che accadrà, il Presidente Mattarella faccia quello che ritiene, incarichi un governo di poche settimane, in tempo per cambiare la legge elettorale e permettere di votare anche al Senato, visto che è stata sconsideratamente fatta una legge che non prevede questa ipotesi, dopodiché si rimandino gli elettori alle urne. Grazie.